Amici di DAZN, buonasera dal Pala Carrara di Pistoia, la squadra più in forma, tra le più in forma del campionato, ovvero l'Extra Pistoia, riceve la Carpegna Prosciutto Pesaro, formazione marchigiana in tentativo di risalita della classifica. Minotaveri per raccontarvi questa sfida penultima di questa giornata in Serie A Unipolsai, dodicesima, quattro turni alla fine del girone d'andata, si comincia già anche a disegnare la griglia della Final Eight Coppa Italia del prossimo febbraio. Pistoia seria candidata ad occupare una delle otto posizioni, al momento al settimo posto con 12 punti ma soprattutto 6 vittorie nelle ultime 7 partite. Solo Reggio Emilia è riuscita a fermare la squadra di Brienza negli ultimi periodi, nelle ultime settimane. Queste le gare già giocate, già finite, con la terza vittoria di Treviso consecutiva ai danni di Trento. Ieri due anticipi con Brescia che ha preso momentaneamente la vetta della classifica, stanno giocando Varese e Milano, si chiude con Sassari e Brindisi questa sera, questa giornata di campionato, in attesa di rituffarci nuovamente nelle coppe europee e tornare poi in campo per le gare del prossimo 23 dicembre. Vi dicevo della posizione di classifica occupata da Brescia, che in vetta a quota 20 punti. Non tutte le squadre ancora sono allineate alle 12 giornate, però lì in alto non si muove nient'altro. Vedete anche la posizione di Pesaro, tredicesima, con 8 punti dopo 11 partite. La squadra di Maurizio Buscaglia, che ha provato a rinforzarsi anche in maniera notevole, chiamando a sé Andrea Cinciarini, che vedremo stasera con il suo debutto con maglia Pesaro, anche debutto, un ritorno con questa maglia. Questo è il roster della formazione di Buscaglia, che più tardi ascolteremo naturalmente. Per Buscaglia l'allerta è stato diramato in settimana dalle sue parole, poi lo ascolteremo anche in quelle dette qualche minuto fa, però in settimana è stato ben chiaro a solleticare i suoi sulla pericolosità di questo roster, che anche senza Jordan Varnado si sta comportando egregiamente. Si sta inserendo pian piano anche Jerry Blakes, Ryan Hawkins e nel roster non crediamo però che sia utilizzabile per un problema alla caviglia. Comunque vedremo se sarà mandato in campo da Nicola Brienza, che ritrova anche lo stesso Cinciarini, insieme avevano lavorato a Cantù. Le squadre stanno in fase di presentazione adesso qui alla Pala Carrara, e il quindicesimo appuntamento uno contro uno tra le due formazioni, 14 precedenti tutti in regular season. Pistoia avanti 9-5 in casa, poi Pistoia ha giocato 7 partite contro Pesaro, ne ha vinte 6. L'ultima vittoria di Pesaro risale alla stagione 2018-2019, si impose per 81-77, sono 3 precedenti anche tra i due coach. Brienza è avanti 2-1 nei confronti di Maurizio Buscaglia. Ecco la presentazione della formazione padrona di casa. Come vi dicevo prima, una pazzesca striscia positiva viene dalla ottima vittoria contro Tortona per 197, e si prepara dopo questa sfida a ricevere Bologna il prossimo 23 dicembre. Vi ricordo che si gioca il 23 nell'anticipo della domenica natalizia, 7 partite il 23, poi chiuderà il 24 la vigilia di Natale, Milano-Cremona a mezzogiorno. Tutti schierati per la Nino Nazionale, tra poco andremo nei dettagli anche dei quintetti e sentiremo i due coach.
Ovviamente c'è grande entusiasmo in terra toscana per questo splendido campionato finora condotto dalla squadra di Nicola Brienza. Noi adesso cominciamo ascoltando Maurizio Buscaglia con il nostro Alberto Alfieri, proprio le sue opinioni nel pre-match in vista di questa trasferta decisamente non facile contro la squadra di Nicola Brienza. Sappiamo che Pistoia sta giocando bene sotto gli occhi di tutti, ha fatto dei buoni risultati, noi abbiamo bisogno però di pensare a noi stessi, anche di fare una partita più consistente delle ultime, di ritornare alla vittoria, di giocare con una mentalità vincente, di crescere nella prestazione. Insomma, ci sono tante cose per cui siamo molto concentrati su noi stessi e anzi esami come questi o campi come questi con squadre in un buon momento ti mettono molto alla prova, quindi è quello che ci serve. Tra le novità di oggi il debutto di Andrea Cinciarini, cosa può dare un giocatore del suo calibro, della sua esperienza nell'immediato alla sua Pesaro? Ci sta dando quotidianamente esperienza, la sua capacità, poi come detto in questi giorni ha caratteristiche che non avevamo, che possono aiutare i compagni, quindi cerchiamo di ripartire anche su alcune cose avendo un giocatore che può darci qualcosa di diverso. Tornato della esperienza Saragozza, Andrea Cinciarini parte subito nello starting five con il numero 20 in posizione di guardia assieme a Scott Bamford, quindi Trevon Bluett e Valerio Mazzola come ala forte e poi il centro che è Leonardo Totè. Queste le scelte di Maurizio Buscaglia, quindi l'opportunità di vedere all'opera nuovamente sul parquet, sui parquet italiani Andrea Cinciarini. Ovviamente questo ci fa molto piacere. Adesso ci trasferiamo in casa pistoiese per ascoltare le parole di Nicola Brienza mentre cominciano a scaldarsi i tifosi di Pistoia. Oggi è una partita importante perché ci sono in ballo dei punti per la lotta a salvezza e quindi giocando in casa davanti al nostro pubblico dobbiamo provare a fare la nostra miglior partita possibile. È chiaro che Pesaro viene da un paio di settimane dove magari non hanno fatto le loro migliori prestazioni, ma chiaramente hanno giocatori di grande qualità, di grande esperienza e di grande talento, per cui sicuramente vorranno rigirare un po' il lato negativo proprio da oggi. Noi dobbiamo essere il più attenti e preparati possibile a fare una grande partita. Una Pesaro diversa anche perché c'è l'innesto di Andrea Cinciarini che conosci bene e sarà il suo debutto qui oggi, un giocatore su cui Pistoia sicuramente dovrà prestare attenzione e che magari ha anche portato a delle differenze nell'atteggiamento tattico. Ma sicuro l'ingresso di Andrea andrà un po' a modificare il loro modo di giocare, è un giocatore importante, un giocatore di quelli di cui parlavo prima, di grande esperienza e che quindi possono determinare una partita. Noi come sempre il massimo rispetto per tutti, per le loro capacità, però abbiamo la stessa voglia di fare un altro step importante in casa nostra davanti ai nostri ragazzi. Una grande stagione per Nicola Brienza, Canturino, questo è lo starting five della sua squadra. Attenzione a questi signori qui, Peyton Thierry Willis, dall'altra parte anche Charlie Moore dello starting five, Ryan Hawkins perfettamente recuperati a posto, parte in quintetto con Carl Whittle e Derek Ogbeide in posizione di centro. Qualche problema alla caviglia per Ryan Hawkins, si è allenato comunque regolarmente in settimana e Brienza lo utilizza subito. Michele Rossi, Alessandro Perciavalle, Matteo Lucotti sono i componenti della terna arbitrale. Qui vedete proprio Alessandro Perciavalle in primo piano per dirigere questa partita per la 12ª in Serie A Unipolsa invece di DAZN. Giornata che si chiuderà con Sassari Brindisi, intanto in corso di svolgimento le altre partite, come ben sapete. Qualsiasi momento on demand potete andare sulla vostra piattaforma, sulla vostra casa del basket a vedere tutto quanto accade questa giornata di campionato, ma anche ovviamente in Europa con Eurolega, Eurocup e Champions League, ma di questo parleremo dopo, perché pronti a tirar su la prima palla 2 della partita per dare il via al match che sta per cominciare. Pistoia viaggia a 80.4 di media punti, 12esimo attacco del campionato, fa meglio però di poco Pesaro con 81.5. Osservato speciale ovviamente Andrea Cinciarini,
esordì con Pesaro, con la maglia di Pesaro nel 2003 contro Milano, giocò un minuto quando la Virtus Pesaro, e poi tante le piazze ben occupate da Andrea Cinciarini, che ha vinto anche un Euro Challenge con Reggio Emilia, tornato in Italia dopo l'esperienza a Saragozza, lasciata con 5.8 punti di media in 17 minuti circa di utilizzo. Ogbeide e Totè vanno a saltare, sistema il gomito di Ogbeide il direttore di gara. Intanto la rimessa deve replicarsi, forse c'è una irregolarità, soprattutto come dicevo prima, ecco ancora quel gomito del nativo di Lagos, si alza nuovamente il pallone, stavolta è buono, la prima palla viene recuperata dalla formazione ospite, prima azione d'attacco per il match condotta da Pesaro, che fa girare palla con Bamford, prova a partire uno contro uno, la finta, il primo tiro dalla distanza è di Mazzola, sbagliato però il rimbalzo è di Pistoia, che a questo punto si porta in avanti con Carl Widal a chiamare lo schema, marcato a vista da Trevor Bloyet. Sono tanti giocatori con tanti punti nelle mani, uno è soprattutto questo che vediamo subito all'opera, Peyton Terry Willis, viene dai 36 e 8 rimbalzi messi contro Tortona, apre subito lui la serata, giocatore che ormai veleggia quasi 20 di media la partita, 18.5. intanto c'è il primo intervento arbitrale, il fallo commesso ai danni di Andrea Cinciarini, fallo commesso da Charlie Edward Moore, Cinciarini si è portato in angolo, ha provato l'anticipo Moore fallosamente, primo fallo della serata fischiato al nativo di Chicago. La rimessa per Pesaro da sotto canestro, proprio con Cinciarini, l'uscita di Bluet, poi si fa vedere Bamford, prende il blocco da Totè che taglia, palla alzata e Totè appoggia di mano sinistra, buon gioco a due per cominciare il match anche per la formazione ospite, 15 punti di media di un ottimo Leonardo Totè in questa stagione, 2-2 dopo il primo minuto di gara con Pistoia, che adesso torna in attacco con Moore nell'angolo, il tiro di Hawkins è sbagliato però rimbalzo tirato giù da Bluet. Allora Cinciarini a superare la metà campo, a chiamare lo schema per la formazione di Buscaglia, l'alzata con affondata per Leo Totè. Attenzione perché Cinciarini invita spesso a nozze i suoi pivot, intanto dall'altra parte c'è un fallo commesso ai danni di Moore, che andrà in lunetta per i primi tiri liberi della serata. Vediamo se il fallo è di Totè. Ecco l'alzata di Cinciarini, il gioco 2 perfetto, Hollywood con schiacciata per Leo Totè. Nell'altra parte poi c'è stato il fallo commesso ai danni di Moore, che va in lunetta per i primi due tiri liberi, giocatore dall'87.5 di media stagionale dalla linea di tiro libero, buono il primo per lui, 24 sui punti contro Tortona, prima indicazione di Brienza ai suoi uomini in panchina, secondo tiro libero per il pistoiese, arrivato in Toscana via Belgrado, fa 2 su 2, impatta nuovamente sul 4 pari questo inizio di match dopo un minuto e mezzo. Cinciarini a chiamare lo schema, supera la metà campo in palleggio, lo guarda negli occhi Moore, il pallone è per Bamford, non gli lascia la penetrazione Widol, allora ci prova Cinciarini a giocare nuovamente a due con Totè, non alza il pallone Cinciarini, va a tirare, la palla lo beffa, rimane sul ferro qualche secondo, poi esce dall'altra parte, c'è già Pistoia per la transizione offensiva, deve firmarsi Moore comunque, poi provare un tiro difficilissimo dall'angolo, forse un po' forzata questa conclusione di Charlie Moore, dall'altra parte prova a rispondere subito Pesaro con Totè, che viene tenuto fuori da Ogbeide, ancora Cinciarini, vuole palla Totè, si passa però da Bluet, sale il blocco dello stesso Totè che poi va a tagliare, Bluet va fino in fondo, appoggia il tabellone, sbaglia, tocco ultimo di Ogbeide, la rimessa è per Pesaro con 6 secondi per andare al tiro, avete un po' cominciato a intuire quale sarà forse uno dei motivi della serata nell'attacco pesarese, ovvero giochi due con protagonista Leonardo Totè, intanto Cinciarini, passaggio sporcato però, eccolo Totè che si alza, il tiro è da due però, canestro dalla distanza per Leonardo Totè,
la grafica ci segna 7, ma io credo che il tiro sia stato da 2, non so, poi controlleremo meglio. Intanto i punti, i due punti per il nativo di Negra, palla persa dall'altra parte, recuperata, tentato Gbei dell'affondata, dall'altra parte la finta, poi il tiro di Moore, questo sì che da 3 punti al momento per il 7 pari. Ma io credo che ci sarà da rivedere quel tiro di Totè. Comunque si prosegue sul filo dell'equilibrio con Bamford, lo scarico per Mazzola nel pitturato, ancora per Totè, spinto però da Beide. Corretta la grafica anche in sovraimpressione, il tiro era da 2 punti, in effetti Totè aveva un piede sulla linea, non c'è stato nemmeno bisogno di andare a riguardare, tanto c'è il fallo commesso dal nativo di Lagos. Fu Totè che aveva preso una buona posizione. E la rimessa ancora da sotto canestro con 14 secondi per Pesaro per andare al tiro. La finta, poi ancora un fallo, stavolta è Whittle a franare sul giocatore pesarese. E credo che ci sia anche il viaggio in lunetta stavolta. No, forse no, adesso vediamo di capire se gli arbitri optano per un'azione di tiro già cominciata, mi sembra di sì. Così infatti, due tiri liberi per Scott Bamford, giocatore dal 92-5 in stagione. Non si smentisce, buono il primo per lui, 19 contro Trento. È l'ultima uscita della formazione pesarese, la sconfitta per 87-74. Fa 2 su 2, il nativo di Albuquerque. E riporta Pesaro avanti di 1, si va sul filo dell'equilibrio. Fino a questo momento nessuno strappo da ambo le parti, supera la metà campo in palleggio Moore a chiamare lo schema, serie di blocchi invece nell'angolo per provare a liberare Willis, che tiene, viene tenuto molto bene, però adesso riesce a ricevere ma è molto lontano dal canestro. Prova a sfruttare il blocco di Obeidi, si alza per il tiro da 3 Peyton Terry Willis per il più 2 di Pestoia. Prova Pesaro a rispondere con Bamford, esce Mazzola dal blocco, esce anche Bluet, finta il tiro, poi Cinciarini, ottimo l'anticipo da parte di Ogbeide su Totè, dall'altra parte c'è il fallo commesso da Trevor Bluet sulla formazione toscana lanciata in transizione offensiva. Tutto nato però dall'ottimo anticipo su Totè da parte di Derek Ogbeide. Più 2 Pistoia con la rimessa già effettuata, Totè stava per restituirgli il favore, rubargli la palla, riesce a proteggersi comunque il nigeriano. Poi prova ancora Moore ad andare in slalom, alza la parabola, appoggia il tabellone, questo è un gran bel canestro per l'ex DePaul University per il più 4 Pistoia. Dall'altra parte Totè appoggia il tabellone, sbaglia però Willis, il taglio di Ogbeide, Willis preferisce andare fino in fondo, appoggiare adesso a Ogbeide e Totè lo ferma stoppando il tiro in reverse del nigeriano. Dall'altra parte va Bamford, lo scarico fuori per Cinciarini, si alza per il primo tiro da 3 della sua serata, sbagliato però. Spinge immediatamente Willis dall'altra parte, Moore si ferma, gli lascia un po' di spazio Mazzola, non ne approfitta Moore. Prova ad allontanarsi, cambio difensivo con Totè su Moore, allora il pallone è su Ogbeide, Mazzola non lo tiene. Commette il fallo, non riesce a scivolare e chiude la linea di fondo Valerio Mazzola. Ecco, l'ottima partenza in palleggio di Ogbeide. Primo fallo per Mazzola. Rivediamo nuovamente l'intervento falloso del nativo di Ferrara. Qui quadrato, vincitore di uno scudetto con Venezia, anche una Coppa Italia. È il suo primo fallo. Più 4 dopo quasi 5 nel corso di questo primo quarto qui al Pala Carrara. La rimessa per Pistoia da Moore sotto canestro, grande azione difensiva di Pesaro, riesce in qualche modo Hawkins a recuperare il pallone, quindi Whittle, il taglio di Ogbeide, scaricato fuori il pallone per Willis, boomerang ancora per Whittle che si alza da 3 dall'angolo, sbaglia però. Cinciarini raccoglie il pallone lungo e poi supera la metà campo, innesca dall'altra parte immediatamente Bamford che prova ad andare in uno contro uno, poi galleggia, alza la parabola, un gran bel canestro questo di Scott Bamford,
dall'altra parte Jamur scarica nell'angolo, intuisce ancora Bamford, recupera e spinge per Cinciarini, 2 contro 3, si ferma Cinciarini, poi consegna il pallone a Willis, serie di errori, Willis non riesce ad andare verso il tabellone, allora si ferma, appoggia però Beide, alla fine arriva il fallo da parte di Andrea Cinciarini per provare un improbabile anticipo su un giocatore molto molto di stazza superiore alla sua. Ha provato Cinciarini, fallo per il numero 20 maglia Pesaro. C'è il primo cambio per la formazione ospite, va a sedersi Trevor Bluyer, c'è il debutto nel match per Matteo Tambone a 4:20 per andare al primo mini riposo, consegnato di Hawkins per Moore, prova a battere, Mazzola va fino in fondo, poi grande pallone per Obeide da parte di Moore, assist perfetto, ringraziamento da parte di Derek Obeide e schiacciatona per il canestro di Pistoia, sempre più 4 il vantaggio della formazione toscana. Cinciarini gira sul blocco Totè, poi prende posizione, Ogbeide lo tiene lontano, si alza, tira in allontanamento, tiro non facile, tap out di Tambone, extra possesso per Pesaro, ancora con lo schiacciatone di Totè che era rimasto su una metà campo sguarnita senza difensori pistoiesi. 8 punti per Leonardo Totè, buon impatto sul match anche per il centro di Pesaro, giocatore da 15 punti di media stagionale sinora. Willis si alza da 3, sbaglia però, Mazzola tira giù il rimbalzo e Pesaro va per provare a portarsi nuovamente in avanti col punteggio. La finta di Mazzola che non tira, poi esce ancora Bamford marcato da Willis, si alza per il tiro da 3, in qualche modo va il canestro di Scott Bamford che adesso è il protagonista del match con Pesaro che rimette la testa davanti per il più 1, 15-14, siamo negli ultimi 3 di questo primo quarto con Widal che prova ad attaccare Cinciarini, l'ali hoop per Obeide che sbaglia però Tambone per il contropiede di Pesaro, arresta il tiro da oltre l'arco per Bamford, sbagliato però Hawkins prende il rimbalzo, spinge stavolta per la transizione offensiva di Pistoia nell'angolo per Moore, si alza a spazio da 3, Charlie Edward Moore per il più 2 nuovamente di Pistoia, si va ad alta velocità, 2:20 per chiudere il primo quarto, 2-2 da 3 per Charlie Moore al decimo punto personale, primo giocatore in doppia cifra. Tambone si ferma, Totè nel pitturato, prova ad attaccare Obeide, svitamenti sul piede perno, buon movimento ma non c'è canestro però, e allora dall'altra parte Jamur nella metà campo offensiva di Pistoia, gira in corsa scivolando, riesce in qualche modo a servire Obeide che è bravissimo a coordinarsi e andare in sottomano come una semplice guardia, nuovamente per il più 4 Pistoia con la partita che non ha soluzione di continuità fino a questo momento. Cinciarini per Totè, prova Cinciarini a tirare sul blocco di Totè, sbaglia il suo secondo tiro da 3 punti Andrea Cinciarini, Moore già dall'altra parte, ubriaca con una finta a Bamford, poi nell'angolo per Widal, quindi Obeide, ancora Moore, è lui che si alza da 3, ancora Charlie Edward Moore e fa salire di tono il Pala Carrara per il più 7 a favore della formazione padrona di casa. Primo strappo del match lo fa Pistoia, predica calma Tambone, avete visto in panchina, il time out inevitabile da Maurizio Buscaglia. Ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento con le prossime Final Eight di Torino di febbraio, alcune azioni del match, lo schiacciatone di Totè e questo è l'altro protagonista invece dall'altra parte, lo splendido assist di Moore per l'altro schiacciatone da parte di Obeide, 13 punti per Moore, miglior realizzatore fino al momento del match, primo giocatore in doppia cifra, 9 minuti in campo, 13 punti, non male, con 1-2 da 2, 3-3 da 3, 2-2 dalla lunetta per lui, anche 2 assist in questa sua serata con Brienza, colloquio con i suoi, con Pistoia che prova il primo allungo della partita, più 7, 22-15,
va in campo Quincy Ford per Pesaro. Ecco l'inquadrato con il numero 12, anche Mokovicius in campo per la formazione di Buscaglia, è andato a sedersi anche Moore per Pistoia, e quindi si riparte con 1 minuto e 20 sul cronometro. Cinciarini, debutta nel match anche Gianluca Della Rosa per la squadra di Brienza, mentre Ford prova ad attaccare la difesa pistoiese senza riuscirci. Tambone prova ad andare di mano sinistra, si alza, tira in sospensione, sbaglia però. Widdle tira giro, rimbalzo. Pistoia può andare, provare ad allungare ancora, attenzione a Gianluca Della Rosa e la sua pericolosità da oltre l'arco. Esce e riceve Jerry Blakes, anche lui sul parquet in questo tramonto di primo quarto. Della Rosa, il taglio di Obeide nell'angolo, il pallone per Widdle che fa saltare Bluiet, che poi commette anche fallo allargando forse una gamba, e manda in lunetta il 24 in maglia a Pistoia Carl Widdle, londinese di nascita. Mentre è momento anche di Ricky Visconti a fare il suo debutto nel match, eccolo qua con la maglia pesarese. Riposo per Cinciarini, riposo anche per un ottimo Derek Obeide, mentre Carl Widdle per il suo primo tiro libero sbagliato, giocatore che non ha nei tiri liberi una delle sue armi migliori, viaggia a poco più del 57% in stagione. Buono il secondo per lui, più 8 per Pistoia, che in striscia con un parziale aperto di 9-0. Tambone, il taglio di Mokovicius, il pallone di Ford che poi si alza con poco ritmo da tre punti, sbaglia, si lotta al rimbalzo, l'ha conquistato Del Chiaro, poi alla fine provato Visconti da sotto alla fine ci arriva anche Egidius Mokovicius, prende il fallo, prende il canestro, andrà anche lunetta, prende un ottimo rimbalzo d'attacco, prende il fallo da Blakes, e va in lunetta per il tiro libero supplementare il lituano. Terzo rimbalzo offensivo tirato giù dalla formazione marchigiana con Mokovicius che sbaglia per il tiro libero. Del Chiaro tira giù il rimbalzo, ultima azione d'attacco, si lava un solo cronometro e Blakes supera la metà campo, poi si ferma Bluiet, non gli lascia linea di penetrazione, quindi il pallone per Saccaggi, anche lui in campo per questo finale di quarto. Widdle deve forzare il tiro da tre, sbagliato però, finisce 23-17 il primo tempo a favore di Pistoia, più 6 per la formazione toscana che ha avuto anche 8 di vantaggio, ha cominciato a prendere il controllo delle operazioni la squadra di Brienza, ha provato il primo mini allungo per andare al primo mini riposo con 6 punti di vantaggio e richiamare, riordinare le idee il quintetto di Maurizio Buscaglia. Primo quarto terminato qui al Pala Carrara, tra poco si va per i secondi 10. Punti di un ottimo Moore, questi numeri dei primi 10 minuti, tira molto bene Pistoia da 3 con 50%, 1 su 6 invece da oltre l'arco per Pesaro con un 16.6, 9 rimbalzi tirati giù dai pesaresi contro gli 11 della squadra di Brienza, pronti a ricominciare.
sarà proprio Pistoia a giocare il primo pallone di questo secondo quarto. Primo piano per Gianluca Della Rosa con Saccaggi pronto con la linea di metà campo a far ripartire il match sul più 6 per Pistoia. Pistoia che è in attacco ancora con Della Rosa, lo scambio con Jerry Blakes che prova ad andare fino in fondo sotto mano di sinistro, sbagliato però, rimbalzo tirato giù da Mokevicius, quindi tambone dall'altra parte, pallone per Ford, arriva Visconti, prova ad andare fino in fondo Visconti sotto mano di sinistro, ottima conclusione la prima del secondo quarto da Riccardo Visconti per Pesaro che prova ad avvicinarsi, a ritornare a ridosso della squadra toscana. Blakes parte di mano sinistra, buona la difesa pesarese. Della Rosa anche lui prova a penetrare nella difesa dei giocatori in maglia rossa che però non lasciano linee di penetrazioni. 3 secondi per andare al tiro, Blakes schiacciato a terra, sbagliato il pallone, alla fine scadono i 24 e la difesa di Pesaro merita gli applausi ovviamente del suo coach. Recuperato il pallone, Blakes ha provato uno schiacciato a terra non facile per Del Chiaro. E allora si va con tambone, la pressione di Della Rosa. Visconti, autore sinora del primo e unico canestro di questo secondo quarto. Ancora tambone, prova ad andare fino in fondo, tambone, quasi pasticcia, riesce a mantenere comunque l'equilibrio. Poi si alza per il tiro da tre, sbagliando però Bluiet, poi c'è il fallo fischiato da Angelo Del Chiaro al rimbalzo, il primo per il giocatore pistoiese, una spinta ai danni del lituano dal giocatore qui in primo piano. La rimessa per Pesaro da tambone sotto canestro, serie di blocchi, difende forte stavolta anche Pistoia, riceve Mokevicius molto lontano però da canestro, palla recuperata dalla formazione di Brienza con Della Rosa che va fino in fondo, poi forse un intervento al limite da parte del lituano gli fa perdere palla, dall'altra parte Ford prova ad andare fino in fondo, appoggia in sottomano il punto numero 21, Pesaro prova a ricucire tutto lo svantaggio, adesso meno 2 con il 6-0 di parziale aperto in questo secondo quarto. Della Rosa prova ad attaccare Visconti, cambio di direzione, Della Rosa va fino in fondo, la palla perde il chiaro, semigancio sbagliato però, ancora un rimbalzo difensivo da Pesaro con Visconti che spinge dall'altra parte, rientrata la formazione toscana, allora Visconti deve fermarsi, far passare il pallone da Mokevicius che è molto lontano dal pitturato, poi in qualche modo la pressione di Pistoia produce il fallo da parte di Lorenzo Saccaggi, non è molto convinto il pubblico in tribuna qui al Pala Carrara. Primo fallo anche per Saccaggi, rivediamo il tentativo da parte di Bluiet di scaricare. Torna in panchina Del Chiaro, la rimessa per Pesaro, tornato Hawkins sul parquet per Pistoia, tambone si ferma, tira in allontanamento, ottima la soluzione da Matteo Tambone che scrive il suo nome anche al match. Ancora 8-0 il parziale, adesso c'è il fallo di Visconti però è nuovamente parità, quindi recuperati gli 8 di svantaggio da un ottimo inizio di secondo quarto per la formazione di coach Buscaglia, mentre Brienza va a dare a disposizione i suoi. E la rimessa dopo il fallo di Visconti con Cinciarini nuovamente sul parquet, il pallone per Ogbeide, forte difesa, non fa ricevere Blakes che poi alla fine prova a partire uno contro uno con Visconti che gli sporca il pallone, ha recuperato il pallone da Pesaro, Cinciarini non vuole spingere, allora cede a Tambone per la chiamata dello schema d'attacco della formazione marchigiana, si passa da Mokevicius, consegnato ancora per Tambone che prova ad andare fino in fondo per Cinciarini, 8 secondi per andare al tiro per la Carpegna Progiutto Pesaro, ci va Visconti da 3, fortunato ma la palla entra e alla fine Pesaro mette anche la testa davanti dopo il parziale di 11-0. Time out inevitabile da Nicola Brienza per il più 3, è un inizio di quarto in sostanza, Pesaro
è rientrata in campo con un'altra testa e Pistoia sembra non essere proprio entrata in campo in questo secondo quarto. L'11-0 riporta avanti di 3 la formazione ospite. Grazie anche ai 5 punti di Ricky Visconti, questo è il primo in apertura di quarto, poi arriverà per lui anche il tiro da 3 punti che ha poi costretto Brienza a chiamare il time out. Eccolo il tiro in sospensione da Riccardo Visconti, torinese di nascita, 23 anni. Arrivato a Brindisi nel 2000, a Pesaro nel 2022 via Brindisi. Zittiti per il momento anche i sostenitori di Pistoia che adesso provano a rifarsi sentire. Certo, non si aspettavano un inizio di quarto così difficile. Sono 3.500 circa, 3.462 i presenti sugli spalti, 1.973 dei quali abbonati. Ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa di Pistoia per le indicazioni sull'affluenza di pubblico al Pala Carrara stasera. Si riparte con la palla che viene portata avanti da Moore, miglior marcatore finora rimesso in campo da Brienza per provare a cancellare quello zero in questo secondo quarto nei punti segnati per i padroni di casa. Moore pressato da Mokevic, stava per perdere il pallone, poi ancora Moore prova ad andare fino in fondo, riesce in qualche modo a servire Ogbeide. Primi 2 punti nel quarto per i padroni di casa. Pesaro sempre col muso davanti. Tambone prova a sfruttare il blocco di Mokevic, fuori per Ford che parte in uno contro uno, arresta e tiro in sospensione, tiro corto però. Pallone recuperato da Hawkins, che non gioca comunque in buone condizioni fisiche ancora. Tanto c'è il fallo di Tambone e danni di Moore. Eccolo il tentativo di passare sul blocco però commettendo fallo per Tambone. La rimessa per Moore dopo 3.5 nel corso di questo secondo quarto. Saccaggi ancora per Moore, parte in uno contro uno, supera Tambone che commette ancora fallo. Poi fa segno alla panchina di poter rimanere ancora in campo, il fallo su Moore che era partito in uno contro uno lasciando sul posto Tambone, è arrivato in ritardo. Poi la spinta del 15 in maglia Pesaro che comunque viene tenuto in campo ancora da Buscaglia nonostante i falli. Willis, c'è un fallo in attacco però stavolta lo commette Ogbeide, allarga le braccia Willis, il fallo del nigeriano per il blocco irregolare. Non ci ripropone la regia il fallo, allora si riparte con Pesaro e con Cinciarini a chiamare lo schema. Il secondo fallo per Derek Ogbeide che ha messo a segno anche 6 punti nella sua presenza sul parquet sinora. Cinciarini fuori per Tambone, si alza per il tiro da 3, sbaglia però, palla che si impenna, lotta Hawkins, alla fine il pallone del nigeriano che poi innesca Willis, è già rientrata la difesa pesarese. E allora Saccaggi prova ad andare uno contro uno, non trova linee di penetrazione, allora cede a Moore che si alza per il tiro da 3, ancora Moore, sono 16 per lui. Giocatore da 19.1 in stagione, già si sta avvicinando al suo average stagionale, prova a rispondere Ricky Visconti al suo secondo tiro da 3 della serata e Pesaro si riporta nuovamente in avanti. 2 su 2 da oltre l'arco per Riccardo Visconti. Willis prova ad andare in slalom, anche lui si alza per il tiro da 3, sbaglia però, Tambone tira giù un buon rimbalzo difensivo. Poi spinge la transizione offensiva di Pesaro, Motkevicius ottimamente condotto il contropiede pesarese, ancora una potenziale giocata da 3 punti per il lituano. Nettamente sorpresa Pistoia sulla ripartenza pesarese, il fallo di Saccaggi ai danni del 55 in maglia Pesaro. Saccaggi torna in panchina gravato di 2 falli, torna in panchina anche Ryan Hawkins che vi dicevo gioca comunque ancora non in buone condizioni, è stato fuori per un problema alla caviglia. Tiro libero supplementare per
il nativo di Kürsenai, compagno di squadra di Benford Alemar. Sbaglia anche questo tiro libero, anche prima nella precedente azione potenziale da tre punti per lui aveva sbagliato il tiro libero. Della Rosa dall'altra parte con tre di vantaggio per Pesaro, siamo entrati nei secondi cinque di questo secondo quarto. Widel parte in uno contro uno, poi Della Rosa si alza per il primo tiro da tre della serata. Ve l'avevo detto, attenzione al giocatore in maglia numero 2, giocatore che da tre punti è sempre molto molto efficace. Intanto va in pressione su Cinciarini, tira col 30% Pesaro dalla distanza, non sbaglia invece Ricky Visconti, 3 su 3 da 3 punti per lui, ne va in doppia cifra. Poi dall'altra parte tiro in reverse in acrobazia Moore, lo spettacolo sale di tono qui al Pala Carrara con Moore al suo 18° punto. Poi Cinciarini alza la parabola, sbaglia Cinciarini, il rimbalzo di Widal con Visconti che prova a fermare Moore non riuscendoci, però sporca ancora il pallone, Pesaro sta per recuperare, lo recupera alla fine con Ford, ancora un'ottima prova di Visconti in difesa. Cinciarini dall'altra parte per innescare proprio Ford che va a appoggiare al tabellone, adesso si va a una velocità da una parte e dall'altra notevole. 7 le palle perse per Pistoia, 3 di vantaggio nuovamente per Pesaro, partita molto bella sinora. Willis prende il blocco da Widal, poi va con il suo ball handling, c'è il fallo commesso da Ford. Che va a sedersi in panchina, eccolo il fallo di Ford. Che prima però aveva trovato questo canestro sull'assistenza di Cinciarini, rimessa in gioco già effettuata per Pistoia. Moore del chiaro nuovamente sul parquet, poi Moore passa la palla direttamente a Brienza. Palla persa per Charlie Moore, 18 punti per lui in 13 minuti sul parquet. E questo è lo splendido tiro in reverse di un paio di minuti fa. Dall'altra parte a 3:20 ancora da giocare, Pesaro in attacco con Cinciarini, nuovamente Totè sul parquet, Visconti si alza, ancora, ancora Ricky Visconti, che partita per il torinese, infallibile, 4 su 4 da 3 punti, 14 punti già. Intanto dall'altra parte Moore schiacciato a terra per Del Chiaro, prende il fallo da Mazzola, Andrea Lonetta per due tiri liberi, ma che partita per Riccardo Visconti. Con l'assist di Moore per Del Chiaro, sarà assist se Del Chiaro segnerà almeno un tiro libero. Come si usava una volta, Del Chiaro in lunetta. Sbaglia però il primo. 6 di vantaggio per Pesaro, il massimo vantaggio nel match per i marchigiani, ne aveva avuti 8 di vantaggio Pistoia nel primo quarto, fa 1 su 2 Del Chiaro, si rivà nuovamente con il pallone che viene portato avanti da Cinciarini, fischia il pubblico del Pala Carrara, consegnato di Banford che prende il fallo, no c'è fallo in attacco. C'è il fallo in attacco proprio di Benford che allarga un gomito, non fa passare Moore. E il fallo è il giocatore che ha vinto una Coppa di Montenegro anche con il Budućnost. Willis, la pressione è da parte proprio dello stesso Benford su Peyton Terrell Willis che prova a battere uno contro uno. Prova ad andare fino in fondo, lo scarico per Della Rosa, si alza per il secondo tiro da tre della sua serata, sbagliato questo però, Totè tira giù il rimbalzo, si va dall'altra parte con 2:30 ancora sul cronometro, Cinciarini sistema i suoi uomini, qualche sbracciata tra Willis e Benford, adesso riceve quest'ultimo, prova a partire uno contro uno nell'angolo per Mazzola, quindi Totè, questo è da tre però, è sbagliato, si lotta a rimbalzo, vediamo il fallo a chi ha fischiato, forse a Della Rosa.
falla di Della Rosa, vediamo la sbracciata con Cinciarini, eccoli qua. Va a terra anche Visconti per la verità, che vediamo da questo replay, ecco che si abbracciano i due. Si sono voluti molto molto bene entrambi in questa occasione, alla fine va giù Cinciarini, fa le fischiate a Della Rosa e Cinciarini va in lunetta, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. Va Cinciarini per provare a trovare il suo primo punto di questa sua avventura pesarese, e lo trova dalla lunetta. Vi dicevo, giocatore che aveva esordito proprio con la maglia di Pesaro dopo le giovanili proprio nella squadra marchigiana nel 2003, un minuto contro Milano. 2-2 per Andrea Cinciarini, si scrive anche al match. Vedi, se sono 7 i punti di vantaggio per Pistoia e per Pesaro. Parte Guidal fino in fondo, Totè lo stoppa fallosamente secondo il direttore di gara, ha abbassato forse un po' troppo il braccio alla fine Leonardo Totè, rivediamo. Eh sì, preso in pieno il braccio di Carl Widal, che può andare in lunetta per due tiri liberi. Questo è il replay che ci conferma ancora la giusta decisione arbitrale. Buono il primo per Widal. Buono anche il secondo per l'ex Biella. La rimessa per Pesaro, che deve gestire sempre 5 punti di vantaggio gli ultimi due giri di orologio per andare all'intervallo lungo. Il pallone per Benford che tira in reversa, è segnata anche l'assist ad Andrea Cinciarini, che in questo fondamentale, uno dei maestri del nostro campionato nonché recordman. Della Rosa adesso sono 10 gli assist di Pesaro, 4 dei quali serviti da Cinciarini. Moore prova ad andare sulla linea di fondo, fuori per Della Rosa, ancora per Widal che parte uno contro uno. Moore ha spazio per alzarsi da tre, il pallone danza sul ferro, poi esce. Cinciarini tira giù anche il rimbalzo, il suo terzo del match. Chiama lo schema, fa salire Totè che gli porta il blocco, poi taglia fino in fondo, giocano a due. Totè tira in maniera un po' forzata, del chiaro tira giù il rimbalzo, si va dall'altra parte con Moore a spingere, Pesaro è già rientrata tutta, Moore cambia direzione, va fino in fondo, prende il fallo da Mazzola, sfiora la giocata da tre punti. Canestro però non c'è, ci saranno solo due tiri liberi per Charlie Moore. Il fallo di Valerio Mazzola e andrà in lunetta il numero 8 in maglia Pistoia, in ritardo nettamente Mazzola, lo spinge poi, lo mette fuori equilibrio, non gli concede il canestro, gli concede due tiri liberi per Moore. Secondo viaggio in lunetta per Moore, 2-2 nel primo, facciamo 3-3 adesso nella sua serata dalla linea di tiro libero per il 19° punto della sua partita. È già eguagliato il suo average stagionale, ha subito anche 5 falli il nativo di Chicago, secondo tiro libero per lui, a bersaglio anche questo, ricuce fino a meno 5 Pistoia. Esce Moore tra gli applausi del pubblico, questo è il suo score della serata, non male. Lo richiama in panchina Nicola Brienza, fagli tirare un po' il fiato. Torna in panchina anche Valerio Mazzola nella squadra pesarese. Cinciarini dall'altra parte già pronto a chiamare lo schema d'attacco per la Carpegna Prosciutto. Esce Visconti e riceve, si porta nell'angolo Ford, Benford riconsegna ancora a Cinciarini, pallone per Benford, partenza incerta, poi lo scarico per il tiro di Ford, trova tre punti, implacabile dalla distanza per il più 8. Quindi eguagliato anche il massimo vantaggio, stavolta però da Pesaro, 32 secondi, 62.5 in questo quarto da oltre l'arco per Pesaro. Della Rosa ci prova lui adesso da tre, pallone che danza sul doppio ferro e poi esce, si va adesso con un solo cronometro dall'altra parte. Ultima azione d'attacco, probabilmente la conduce Pesaro con la pressione di Della Rosa su Cinciarini, che parte di mano destra, poi scarica per Totè.
incertezza di Totè al limite dell'infrazione dei passi, però c'è il fallo alla fine commesso nel pitturato da Del Chiaro, e Totè va in lunetta per due tiri liberi. Il primo viaggio in lunetta per Totè, qui l'arbitro impalla la visuale, torna sul parquet Trevor Blouillet, si va a sedere Bamford. Intanto Totè per due tiri liberi. Pronto anche Mokivicius, poi vedremo che esito avranno i tiri liberi, se ci sarà la rimessa per Pistoia o se ci si andrà al rimbalzo. Vediamo il primo tiro libero per Totè, corto. Giocatore dall'82.1 in stagione dalla lunetta. Secondo tiro libero per Leonardo Totè. Questo lo mette. E allora vediamo se ci sono i cambi, se c'è Mokivicius, così è infatti. Per l'azione difensiva c'è forse il time out. Sì, per disegnare l'ultima azione d'attacco, credo che sia stato chiamato proprio da Buscaglia. No, da, forse da Brienza, sì, da Brienza, perché Pistoia avrà l'ultima occasione del primo tempo per provare a ricucire ancora con Pesaro, che è andata anche al più 8. Immagini dedicate a uno dei protagonisti, maglia Pesaro, in questo secondo quarto, o meglio complessivamente primo tempo, ovvero Riccardo Visconti. Poi abbiamo visto anche le conclusioni di Bamford per una ottima Pesaro in questi secondi 10 minuti di partita, di primo tempo meglio, con Brienza che va a dare istruzioni ai suoi per l'ultima azione d'attacco dopo l'1 su 2 di Leonardo Totè dalla lunetta. Vediamo che cosa avrà disegnato il tecnico Canturino. Alla guida della formazione toscana dal 2021. 4.6 sul cronometro. Vediamo se ci sarà il lancio lungo, se il pallone per Willis o Della Rosa. Della Rosa riceve, deve andare a superare la metà campo, poi perde palla però Della Rosa ingenuamente, lascia anche l'ultimo tiro alla formazione ospite. Finisce così 47-38, finisce con più 9 per gli ospiti. Una ottima Pesaro in questo secondo quarto. Tra poco avremo i microfoni Andrea Cinciarini, eccolo qua, ascoltiamo. Con Andrea Cinciarini, il tuo debutto qui al Pallacarrara, siete partiti bene, soprattutto nel finale siete riusciti a prendere questo vantaggio, andate a riposo avanti. Sì, dobbiamo cercare di limitare Moore e Willis. Moore ha fatto i bambini coi baffi, però per il resto tutto bene, la difesa si è riuscita nel secondo quarto a chiuderli, in attacco dobbiamo trovarci e passarci la palla perché riusciamo sempre a trovare gli uomini liberi. C'è 20 minuti da lottare perché è un campo caldo, loro sono in forma, ma noi vogliamo questa vittoria. Grazie Andrea. 2 punti e 5 assist, 3 rimbalzi per Andrea Cinciarini in questo suo debutto stagionale con la maglia della Carpegna Prosciutto Pesaro. Una ottima squadra marchigiana che ha chiuso sul più 9 il primo tempo dopo essere andata sotto al primo mini riposo di 6, anche sotto di 8, poi un ottimo parziale in apertura di secondo quarto fino al più 9 con il quale si è chiuso questo primo tempo qui al Pallacarrara. Squadre negli spogliatoi, noi guardiamo i numeri prima di vedere le immagini più belle dei primi 20 minuti. Tira sempre con percentuali altissime da 3 Pistoia, è salita molto anche Pesaro, arrivata al 40%. Squadre che veleggiano intorno al 50% da 2, 17 rimbalzi tirati giù da Pesaro contro i 16 di Pistoia, 12 assist serviti da Pesaro, 5 dei quali dal giocatore che abbiamo prima ascoltato. Intervallo qui al Pallacarrara con Pesaro avanti di 9, tra poco secondi 20.
The Queens for the Sony Young. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Che assist di Jamal Morris, tripla bersaglio. Esattamente sul piede perno, stoppatone di Gombol. Attacca Ferra sotto per Ogbeide, la stoppatona di Noir che arriva in aiuto. Poi vola rimbalzo, Amir Sims pronto per la top 10. Schiacciata con Anthony Baldwin. McCallum trova misteriosamente il corridoio per gli sconti. Prova Petrucelli dall'angolo. Questo è un assist splendido di Petrucelli per Miro Bilan. Moving fast, already gone. Yeah, but you bring me back. Qui Melia attacca ancora e inchioda le sue mani. Willis da tre punti, difficilissimo. Willis, anche lui da tre punti. Willis subisce un fallo, segna. Rischia Moore, Willis deve tirare. Willis! Si va però in angolo da Willis, ancora! Willis da tre punti. Fa notizia quando sbaglia. Willis da tre punti, difficilissimo! Taglio di Melli sul fondo, rimane in equilibrio, appoggia il tabellone e segna i primi due. Shields gioca il pick and pop con Melli, jumper dal comito, ancora Niccolò Melli. Corre Melli in transizione, poi il pallone serve, lo manda a segnare di nuovo. Servito Melli che ha spazio per alzarsi per la tripla. Niccolò Melli più tre Olimpia. Qui Melli attacca ancora e inchioda a due mani. Eccoci nuovamente insieme amici da Zon dopo la top 10, il best tra gli stranieri e gli italiani della scorsa giornata di campionato. Intervallo intanto al Pala Carrara tra Pesaro e Pistoia, ci sono 9 di vantaggio a favore della squadra ospite dopo un ottimo secondo quarto per gli uomini di Buscaglia. 47-38 il parziale per Pesaro, ottimo 14 punti Riccardo Visconti in 11 minuti in campo con una prestazione notevole soprattutto da oltre l'arco. È l'unico giocatore in doppia cifra per Pesaro che poi ha distribuito i punti con 9 a Totè, 2 a Tambone, 9 a Benford, 4 a Montchivicius, 2 a Cinciarini, 7 per Ford, non ancora segnato Blue Yet. Dall'altra parte super Charlie Moore a quota 20, anche qui l'unico in doppia cifra. Poi
5 di Willis, un po' in ombra, era stato il grande protagonista della partita di Tortona. 3 per Della Rosa, 3 anche per Willal, 1 per Del Chiaro, 6 per Ogbeide, un po' in ombra. Il resto della squadra, che aveva comunque disputato un ottimo primo quarto, chiuso anche con 6 di vantaggio, alla fine però Pistoia sembra non essere rientrata dopo il mini intervallo. Invece è rientrata molto bene Pesaro, si è portata a 9 di vantaggio, con le quali ha chiuso il primo tempo. Io ne approfitto a questo punto prima di andare al secondo tempo a ricordarvi un po' dei nostri appuntamenti, amici di DAZN, perché da martedì ricomincia una grande settimana di coppe, c'è il doppio turno anche in Eurolega. Allora comincia Bologna Olympiacos martedì, la stessa serata per la Eurocup c'è Gran Canaria Trento, poi mercoledì per la Champions League i match Tortone di Sassari, Tortone contro Ligochea, Sassari contro lo Szczecin, impegnata anche Venezia in casa dell'Apoli di Tel Aviv. Per l'Eurolega Milano riceve l'Asvel, Gianmarco Pozzecco. Poi il 21 dicembre ancora Bologna in campo sul parquet di Valencia, e il 22 dicembre sarà Milano per la doppietta in Eurolega a ricevere il Panathinaikos. Poi sabato, ve lo ricordo ancora, 23 dicembre, 7 partite della Serie A Unipolsai per il 13° turno di campionato, che si chiuderà nella vigilia di Natale, match a mezzogiorno tra Milano e Cremona. Milano che ha già giocato la sua partita contro Varese oggi, non voglio spoilerarvi il risultato ovviamente, per lasciarvi la possibilità eventualmente di andarvi a vedere tutte le partite già finite in questa giornata di campionato on demand sulla nostra piattaforma. E vi ricordo anche l'appuntamento classico ormai del martedì sul canale YouTube di DAZN alle 14.30 con DAZN God Game. Stavolta ospite in studio sarà Michele Vitali con i nostri Gandini Pardo. Giocatori che si scaldano, 3 minuti e mezzo ancora e poi andiamo per il secondo tempo. Era stato chiaro Buscaglia nel presentare alla vigilia il match, aveva parlato della necessità di ritornare a giocare come Pesaro sa, di ritornare a trovare velocità, a trovare precisione nei passaggi contro una squadra come Pistoia in ottima forma, e peraltro anche di mettere in campo una difesa notevole. L'ha fatto Pesaro soprattutto nel secondo quarto, limitando per esempio un giocatore come Willis, fermo a 5 punti con un solo canestro realizzato da 3 punti in 3 tentativi e un canestro da 2 punti per l'ex prodotto di Minnesota University, grande protagonista della partita vinta da Pistoia a Tortona lo scorso turno di campionato. Pistoia che il prossimo 23 dicembre riceverà Bologna ancora su questo parquet con palla 2 alle 20. Dall'altra parte Pesaro, che veniva dalla sconfitta contro Trento, riceverà in casa Varese sempre sabato prossimo con palla 2 alle 20:30. Questi prossimi impegni delle due formazioni stasera qui impegnate. Vi ricordo che questo è il 15° confronto tra le due squadre, tutte giocate in regular season. Pistoia avanti 9-5 fino a questo momento, peraltro nelle 7 giocate in casa Pistoia ha vinto 6 volte, l'ultima volta che Pesaro è passata qui risale alla stagione 2018-2019, quindi 81-77. Squadre che stanno esaurendo il riscaldamento prima di tornare per i secondi 20. Miglior marcatore ancora, ve lo ricordo, Charlie Edward Moore a quota 20 in 15 minuti di utilizzo. L'unico giocatore in doppia cifra per Pistoia, ce n'è uno in doppia cifra anche per Pesaro, si tratta di Riccardo Visconti, che ha messo a segno 14 punti.
in 11 minuti di utilizzo sul parquet per il 23enne torinese. Squadra raccolta dai due tecnici. Andrea Cinciarini ha segnato due punti in questa sua seconda vita con la maglia pesarese. Per le squadre che comunque stanno entrambe tirando molto bene da tre, ha aggiustato molto la percentuale Pesaro nel secondo quarto, giustifica anche il vantaggio. Aveva chiuso al 16-6 dopo il primo quarto, è salita al 40% da oltre l'arco, va con la quasi uguale percentuale 42-8 Pistoia, ma non è servito invece per evitare il rientro di Pesaro e soprattutto l'allungo poi. 30-15 il parziale nel secondo quarto per la formazione ospite, 30 punti segnati in 10 minuti, notevole davvero il potenziale offensivo pesarese nel secondo quarto. Però adesso ci sono ancora 20 minuti da giocare, un'eternità. Vediamo se Pistoia riesce a rimettersi in carreggiata o se Pesaro continuerà con l'inerzia con la quale ha chiuso il secondo quarto, si proverà ancora ad allungare, magari a provare a mettere un divario maggiore per evitare i rischi poi nel finale, ma tutto questo sono solamente ipotesi. Si va con il primo pallone che viene giocato da Pesaro, si riparte 4-7, 3-8 a favore della formazione che attacca adesso con Cinciarini, sta per perdere palla, la recupera in qualche modo Ford, si salva Pesaro, allora Bamford si alza per il primo tiro del terzo quarto, sbagliato però. Willis raccoglie il pallone e innesca il playmaker pistoiese Moore, che viene guardato a vista da Visconti. Sale Willis, prende il blocco da Will. Willis non trova però energia per penetrare, allora Will lo schiaccia a terra per Ogbeide e deve tirare in allontanamento. Tiro non facile, trovato tra gli applausi del suo pubblico. Questo è un bel canestro da parte del nativo di Lagos. I primi due punti nella ripresa sono di Pistoia, adesso in difesa con Totè che si protegge con il corpo, viene l'angolo per Cinciarini che fa la finta, si alza per il tiro da tre, sbaglia però, Totè prende rimbalzo e tira ricadendo all'indietro per i primi due punti nel secondo tempo anche per Pesaro. Punto numero 11 per Leonardo Totè che va in doppia cifra con tre rimbalzi annessi. Esce dal blocco Willis, poi Ogbeide taglia il pallone per Widal, Ogbeide si fa largo, mi viene stoppato da Totè, dato un po' passivo il nigeriano a tirare, dall'altra parte Ford va fino in fondo, forza però la conclusione, poi soffia il pallone a Ogbeide, lo osserva Bamford, arriva Visconti in tap-in, sbaglia, tocco per ultimo Ogbeide, la rimessa è per Pesaro. Serie di errori dovuti anche all'alta velocità delle azioni, Visconti è andato in tap-in galleggiando con la mano sinistra, sbagliando però Gomeide non ha trattenuto al rimbalzo, la rimessa per Pesaro da sotto canestro con 14 sul cronometro per andare al tiro, esce immediatamente Visconti per il tiro da tre immarcabile stasera da oltre l'arco, più 12 per Pesaro con Visconti a quota 17 e con il 5 su 5 da tre punti. Prova Willis a rispondere, risponde da par suo, riuscito a eludere anche la marcatura dello stesso Visconti. Due minuti già andati in questo secondo tempo, 8 i punti di Peyton Terrell Willis. Bamford, Totè, finta e poi prova ad andare fino in fondo, Visconti tira un'acrobazia, resiste alla difesa di Pistoia però sbagliando, dall'altra parte Moore deve alzare la parabola, si lotta al rimbalzo, Moore forse ha forzato un po' troppo la conclusione e allora Bamford va dall'altra parte, arriva subito Hawkins, chiude la linea di penetrazione, poi Cinciarini parte in uno contro uno, lascia sul posto Moore e commette fallo, è il secondo fallo per Moore lasciato sul posto dalla partenza in palleggio di Cinciarini. Pigro nella difesa, Moore la rimessa già effettuata per Pesaro che ha sempre 9 da difendere. Bamford nell'angolo per Ford, quindi Visconti, Totè, si alza Totè per il tiro da tre, stava scadendo il tempo giustamente, doveva tirare ma il tiro è corto però. Dall'altra parte Willis ha già raccolto, cede ancora a Moore
è andato Ford su di lui, Benford è andato su Willis. Moore prova ad andare fino in fondo, forse pasticcia, così infatti tocca lui per ultimo, la rimessa sarà per Pesaro. Voleva il tocco della difesa marchigiana Moore, ma è stato lui stesso a portarlo, a spingere il pallone sul fondo. Dodicesima palla persa per Pistoia contro le 4 di Pesaro, la differenza del risultato sta anche qui. Ford si allarga, Cinciarini riceve, si mette spalla canestro, c'è Moore su di lui, poi consegnato per Benford che va nell'angolo, pallone di ritorno per Cinciarini, fuori per Ford che si alza per il tiro da 3, e gran merito a Cinciarini che ha pescato il compagno di squadra da solo, poi tamponamento di Visconti su Moore. Decimo punto per Quincy Ford, mentre è rimasto a terra Moore. Visconti non ha frenato la sua corsa dopo che Moore si era arrestato, l'ha travolto commettendo fallo. E Moore rimane a terra leggermente dolorante, forse perché si è scontrato col compagno di squadra. E il secondo fallo per Ricky Visconti, 17 per lui a referto, il secondo miglior realizzatore della serata, coda 20, c'è questo signore qui. Eccoli qua, i due top scorer della serata, con Moore che va a dire qualcosa a Visconti. Con Cinciarini che prova a fare da mediatore assieme a Perciavalle. Un po' nervoso Moore dopo il fallo subito da Visconti, e continua, lo vedete. Occhiataccia tra i due, anzi tra i due, da Moore verso Visconti. Si riparte con Willis, consegnato da Ogbeide che poi taglia, allontana anche Totè, lascia campo aperto per Willis che si alza da 3, tiro corto però, il balzo lungo conquistato da Pesaro con Ford che porta avanti il pallone, poi lo cede a Cinciarini, sempre con i 12 di vantaggio per Pesaro. Cinciarini si ferma, taglia Totè, il pallone passa da Benford, poi Ford spalla canestro, si mettono contro uno con Hawkins, si alza per il tiro Quincy Ford, adesso non sbagliano più quelli di Pesaro, altri due punti per il nativo di St. Petersburg, più 14. Dall'altra parte il sottomano sbagliato da Moore, arriva a correggere Ogbeide, non tagliato fuori dalla difesa pesarese, si arrabbia giustamente Buscaglia. 5:40 per andare all'ultimo mini intervallo, con Pesaro che comunque controlla sempre col vantaggio in doppia cifra. Decimo punto per Ogbeide, Cinciarini si ferma, fuori per Benford, sale il blocco di Totè che poi va a prendere posizione nel pitturato, però Benford pasticcia, Moore spinge dall'altra parte, viene fermato, il pallone arriva nelle mani di Willis che si alza glaciale per il tiro da 3, costringe Maurizio Buscaglia al time out. Dopo il canestro di Peyton Terrell Willis, e allora ferma subito tutto Buscaglia, ovviamente il mood positivo dei padroni di casa, e va a dare disposizione ai suoi. Undicesimo punto per Willis che ha 3 su 6 da 3 punti e 1 su 1 da 2, andato in doppia cifra così come Ogbeide, e il già citato Moore in doppia cifra per Pistoia con il tiro di Willis. In qualche modo gli ha recapitato il pallone Moore, evitando anche la stoppata. Dall'altra parte in doppia cifra sono in 3, 17 per Visconti, 12 per Ford, 11 per Totè. Buon terzo quarto, anche fine di secondo quarto per Quincy Ford, arrivato a quota 12 come vi dicevo, con 2 su 3 da 3 punti e 3 su 5 da 2 punti per il giocatore arrivato a Pesaro via Alba Fervar, squadra ungherese. Si riparte con il pallone che viene giocato da Pesaro, Cinciarini che va a chiamare lo schema offensivo per la Carpegna Prosciutto, mentre Matteo Tambone è già pronto sulla sedia del cambio. Va Cinciarini, non trova corridoio di penetrazione, quindi Ford
8 secondi per andare al tiro. Ford prova a partire su Hawkins, che tiene bene però in difesa, poi lo fa saltare, bravissimo Hawkins, tiro forzatissimo da Ford, molto bravo Ray Hawkins in difesa. Dall'altra parte Willis tenuto ancora da Ford in difesa, poi Moore, tagli di Obeide, va ad alzare il pallone Moore, che adesso sta un po' forzando, ancora forse un po' nervoso dopo il contatto di prima con Visconti. Palla persa per Pistoia, Visconti uno contro uno con schiacciata annessa, che serata per Ricky Visconti. Adesso in marcatura su Widal, 19 per lui. Che partita per il ragazzo torinese. Il fallo di Cinciarini, e adesso comincia a mugugnare anche il pubblico del Pala Carrara. 4:20 per andare all'ultimo mini intervallo. Sono curioso di rivedere l'uno contro uno di Ricky Visconti, che ha avuto l'energia poi anche di andare a schiacciare. Secondo fallo per Andrea Cinciarini, un giocatore dalla mostruosa esperienza oltre che dalla sua tecnica, nativo di Cattolica, classe 86, Andrea Cinciarini, arrivato, tornato a Pesaro via Saragozza. Willis prova ad attaccare Tambone, poi Moore prende il fallo da Visconti, che quasi gli soffiava un altro pallone. Prende gli applausi da compagni di squadra in panchina Riccardo Visconti. Questo è invece il fallo di prima di Cinciarini, prima del fallo di Visconti. Il terzo fallo per Riccardo Visconti, vediamo se lo cambia Buscaglia. Sì, credo di sì, eccolo qua. Pronto Trevor Bluet. Va a sedersi Visconti, gravato di tre falli. Sorrisetto nei confronti di Moore. Un duello nella sfida, quello tra Moore e Visconti, peraltro anche a suon di punti. Notevole partita da ambo le parti. La rimessa di Moore, c'è Tambone adesso che è andato su Moore. Quindi Widal prova ad attaccare Cinciarini, va nel pitturato Widal, tira l'allontanamento, sbaglia però, la palla termina fuori. La rimessa è per Pesaro con Cinciarini che supera la metà campo. Per Tambone c'è Moore su di lui, sale Cinciarini, fra parte in uno contro uno, non lo tiene nemmeno Widal e va a commettere fallo. Il secondo di squadra per Pistoia, tre falli di squadra invece per Pesaro, con la partenza incrociata immediata di Cinciarini. Rimane sul posto Widal, è andato a sedersi un ottimo Hawkins, nonostante venga da un'infortunio alla caviglia, un'ottima prova difensiva, anche se in attacco non si è visto. Cinciarini parte di mano sinistra, finta il tiro, c'è anche Blakes sul parquet per Pistoia, il marcatore proprio su Cinciarini che deve tirare lo scadere, non trova nemmeno il ferro Cinciarini. Questa è una buona azione difensiva invece per Pistoia, che recupera il pallone a 11 da recuperare. L'estra Pistoia che adesso torna nuovamente in avanti con Moore, 12 da palle perse per i padroni di casa contro le 6 della Carpegna Prosciutto Pesaro. Willall si apre dopo il cambio difensivo, c'è Tambone che adesso va su Willis, il fallo commesso proprio da Matteo Tambone su Peyton Willis. Rimessa effettuata per Pistoia, Blakes parte in uno contro uno, schiacciato a terra il pallone per Ogbeide, che prova a tirare in reverse, non era facile, non trova il canestro il nigeriano. Allora Pesaro nuovamente di là con Tambone, quindi Cinciarini ancora, fischia il pubblico del Pala Carrara, il taglio di Totè, Cinciarini galleggia, esita, poi lancia verso il tabellone non trovando il canestro, nemmeno l'alley-oop per Totè. Moore già dall'altra parte, prova a servire Ogbeide, intercetta forte Quincy Ford, dall'altra parte Tambone, il pallone schiacciato a terra per Totè, la palla ancora viva, termina fuori, rimessa e di Pistoia. Aveva mollato troppo presto Totè, forse il pallone era ancora giocabile, infatti Tambone ci ha creduto fino all'ultimo, non è riuscito a recuperarlo magari malgrado il tuffo.
Ecco, vedete Totè, l'atteggiamento di Totè, è vero che lì non ci poteva arrivare in effetti Totè, però magari poteva andare a dar fastidio ai giocatori che stavano recuperando, tentando di recuperare i palloni. Tamboni ci ha provato, non c'è riuscito, e allora Pistoia si riporta in avanti, tentare di tornare sulla singola cifra di svantaggio. Con Willis, prende il blocco di Ogbeide, si alza, tira in sospensione, esecuzione da scuola basket per Peyton Terry Willis, resta il tiro in sospensione, perfetto per altri due punti di Willis a quota 13, meno 9. Fischia il pubblico, Bluiet per Cinciarini, esce Tambone dal blocco, consegnato ancora per Cinciarini. Tambone si alza per il tiro da 3, Tambone sbaglia però, Blake tira giù il rimbalzo, supera lui la metà campo, Pistoia può ancora accorciare, arriva il blocco, poi Blake va fino in fondo, scarica per Widdle che si alza per il tiro da 3, sbagliato anche questo rimbalzo lungo di Tambone. Un minuto e mezzo per andare all'ultimo mini intervallo, Tambone prova ad andare fino in fondo, schiaccia a terra per Ford che parte in palleggio, sta per soffiargli la palla a Blake, si salva in qualche modo Pesaro, ci sono 10 secondi ancora a disposizione per andare al tiro. Tambone vuole il blocco da Totè che arriva, Tambone va fino in fondo, sotto mano per Matteo Tambone che ha voluto caparbiamente questo canestro chiedendo il blocco di Totè andando fino in fondo sulla linea di fondo e poi sotto mano nuovamente per i più 11. Willis dall'altra parte sta per perdere palla, la recupera Moore, c'è Tambone su di lui, arriva il blocco di Ogbeide, toccato con il piede il pallone, si resetta a 14, la rimessa è sempre per Pistoia. Va a sedersi Totè per la Capegna Prosciutto, si siede anche Cinciarini, va a sedersi anche Moore, nuovamente parquet per Scott Bamford, serie di cambi, va a sedersi anche Ogbeide, nuovamente Della Rosa sul parquet per Pistoia, c'è anche Del Chiaro che riceve, consegnato a Della Rosa sulla pressione di Bamford, anche il Mokevicius mandato in campo da Buscaglia, si alza per il tiro da 3 sbagliando Willis, poi in qualche modo riesce Pesaro a recuperare il rimbalzo con Trevor Bluiett. Siamo nell'ultimo minuto, Bluiett prova ad attaccare la difesa pistoiese, Ford spalle a canestro, mette i piedi davanti al canestro, prova ad attaccare Widdle, va nel pitturato, appoggia il tabellone, sbaglia però, Widdle vetta su tutti, prende il rimbalzo, spinge la transizione offensiva per Pistoia, Eurostep per lui, prende il fallo, andrà in lunetta, è partito come un missile Carl Widdle, andato a prendere il fallo da Quincy Ford, è andato a prendersi anche due tiri liberi. Caparbia l'azione in contropiede di Widdle, intanto Willis va per un po' di riposo in questo finale di quarto al quale si aggiungeranno i due minuti ovviamente dell'ultimo mini intervallo, vedremo se lo rimanderà in campo poi Brienza già da subito all'inizio di quarto, intanto Widdle va in lunetta per altri due tiri liberi, 3 su 4 per lui dalla linea di tiro libero in questa serata. Sbaglia il primo Widdle. ...27 minuti in campo per Andrea Cinciarini, con Pesaro che vi ricordo ha tagliato proprio qualche giorno fa Ray McCallum. Il pallone lungo raccolto da Bluiett che può andare per l'ultima azione offensiva, si va con un solo cronometro, impatto tra Cinciarini e Della Rosa, il fallo è del pistoiese. Non c'è bonus ancora esaurito per l'estra Pistoia, quindi si andrà per la rimessa, con la rimessa per la Carpegna Prosciutto, si sbarca Cinciarini, riceve, si rinnova il duello con Della Rosa, Mokevicius va a portargli il blocco, un altro blocco per Cinciarini che va di mano sinistra, alza il pallone per il lituano, ogni volta che il lituano va a tirare è sempre una giocata potenziale da tre punti. Canestro trovato le ultime due volte, però il nativo di Kursanai non è riuscito a
arrotondare la sua giocata, vediamo se ci riesce stavolta. Andrà in lunetta, ottima l'assistenza ancora di Cinciarini. Tiro libero supplementare per Ignidius Motkevicius. 9 assist per Andrea Cinciarini, 9. Pronto Ray Hawkins, pronto anche Moore, tornare per gli ultimi 7 secondi, punto 4. Si vanno a sedere del chiaro Whittle. Tiro libero per il 55 in maglia Pesaro. Stavolta lo realizza, concretizza la giocata da 3 punti per il più 14 ancora di Pesaro. Dall'altra parte il fallo subito da Moore. Sarà lui ad andare in lunetta stavolta. Toccato ancora duro Moore. Si è infilato in mezzo a due, poi un impatto contro un camion che saltava, ovvero Motkevicius. Moore è altro 1,80 m, Motkevicius è 2,08 m e pesa anche qualche chilo in più. Si rialza comunque Moore senza conseguenze, va in lunetta per 2 tiri liberi in questo finale di terzo quarto per Moore. Sinora 4 su 4, 9 falli subiti, 20 punti a referto. Facciamo anche 21, giocatore dell'87,5 prima di questa partita, percentuale destinata a salire dopo 5 su 5 finora dalla linea di tiro libero. Secondo personale per Moore. A bersaglio anche questo, meno 12 per Pistoia, 2 secondi, Cinciarini non ci prova nemmeno. 6-4-5-2 e si va all'ultimo mini intervallo. Aveva chiuso sul più 9 Pistoia, Pesaro chiedo scusa, chiude sul più 12 il terzo quarto. E quindi ancora un quarto a favore della Carpegna Prosciutto Pesaro, che dopo le esitazioni nei primi 10 minuti ha ingranato le marce alte, non ha più rallentato. Sempre Charlie Moore a quota 22, scesa un po' la percentuale di Pesaro da 3 punti in questo, dopo questo terzo quarto, arrivata al 36,3, molto alta ancora quella di Pistoia che non riesce però a ricucire. 26 rimbalzi tirati giù dai pesaresi contro i 27 della formazione toscana, 17 gli assist serviti dalla Carpegna Prosciutto Pesaro. E ovviamente quando questa cifra è molto alta, gran parte il merito di Andrea Cinciarini che ne ha serviti 9. Miglior marcatore sempre Riccardo Visconti per Pesaro a quota 19, adesso in panchina però con 3 falli, mentre vi dicevo prima miglior giocatore in assoluto della sfida è Charlie Moore a quota 22. Ultime istruzioni prima degli ultimi 10, se basteranno ovviamente, qui al Pala Carrara. Una partita molto bella fino a questo momento tra Pistoia e Pesaro. Si va con il pallone che viene giocato dai padroni di casa, che devono recuperare 12 lunghezze. Hawkins prova ad attaccare Ford, arriva consegnato per Willis, già rimandato in campo come era prevedibile all'inizio di quarto da Brienza. Della Rosa fino in fondo, bello il pallone per Ogbeide che evita con una finta l'aiuto di Cinciarini. Va ad appoggiare i primi 2 punti del quarto quarto, meno 10. Pesaro in attacco con Cinciarini, la pressione di Della Rosa, arriva Benford, arriva il blocco anche di Ford che poi si allontana, la palla passa di nuovo da Cinciarini per Bluiet che alza la parabola,
si spinge a rimbalzo, va giù Movkevicius, vediamo a chi è stato fischiato il fallo, credo a Willis, è il suo secondo. La rimessa per Pesaro da sotto canestro, 14 secondi per andare al tiro, serie di blocchi, esce Bamford, va fino in fondo, alza la parabola, appoggia con grande sensibilità di Paul Pastrelli per i due punti di Pesaro, i primi due in questo quarto quarto. Della Rosa chiama lo schema con Cinciarini che gli lascia un po' di spazio, arriva Hawkins, Della Rosa continua a palleggiare sul posto, arriva anche il blocco di Ogbeide, poi Della Rosa tira da tre punti, beffato Della Rosa, doppio ferro, la palla poi esce. Cinciarini sulla pressione ancora del playmaker pistoiese Bamford, c'è Blake su di lui, giù di gambe, non gli lascia spazio per penetrare, ci prova Cinciarini ad attaccare spalle a canestro Della Rosa, va nel pitturato adesso Cinciarini, svitamento sul piede perno, tiro in allontanamento, grande canestro per Andrea Cinciarini, giocatore che in questi frangenti non ha certo paura di prendersi la responsabilità del tiro. Poi Blakes dall'altra parte riesce a liberare Della Rosa nell'angolo, sbaglia anche questo tiro Della Rosa, questa sera non sta decisamente tirando bene da tre punti, 1 su 4 per lui da oltre l'arco. Poi c'è il fallo commesso da Blakes, attenzione alla protesta del numero 4 in maglia Pistoia, ecco che arriva credo il tecnico. Arriva anche il tecnico per Jerry Blakes. Sono 4 i falli di Blakes, che adesso va a chiedere spiegazione, però si era capito subito che la sua protesta poteva essere pericolosa. Michele Rossi a colloquio con Jerry Blakes, intanto Bamford è andato in un'etta per il tiro libero, a bersaglio. La rimessa per Pesaro con 15 di vantaggio, massimo vantaggio per gli ospiti. Quasi 2 minuti andati in questo quarto quarto, rimessa lunga per Mokevicius, arriva Cinciarini e si riprende il pallone. Parte di mano sinistra, alza per il lituano, bello il pallone per Ford, splendida azione d'attacco questa per la Carpegna, prosciutto Pesaro, molto bravo il 55 in maglia Pesaro a servire Ford. 17 adesso le lunghezze di vantaggio, comincia a farsi difficile per Pistoia, Blakes si mette in proprio, si alza per il tiro libero e sono i primi 2 punti della partita per Jerry Blakes dopo 10 minuti sul parquet. Per il meno 15 di nuovo, ma Pesaro può assolutamente adesso anche controllare il cronometro andando a tirare magari al limite. Bamford invece non mi ascolta, va a tirare subito sbagliando peraltro. Guidol prende il rimbalzo, certo non è che deve ascoltare me per carità, però insomma forse fa passare qualche secondo in più e salutare per Pesaro. Lo stesso Bamford poi forse commette fallo anche un po' arrabbiato per la conclusione precedente. Fallo ai danni di Hawkins, anzi no, ai danni di Willis. Metto dall'altra parte, c'è stato un canestro di Pistoia, credo ancora con Willis qui inquadrato. Cinciarini supera la metà campo e riduce leggermente lo svantaggio Pistoia. Scambia Cinciarini con Bluiez, sale Mokevicius. Poi Cinciarini si alza per il tiro da tre, sbaglia però, vola il rimbalzo Widdle, ne tira giù un altro. Il settimo per Widdle. Dall'altra parte la pressione su Moore che poi perde palla e rimane ancora a terra dolorante. Vediamo se c'è un replay per capire che cosa è successo, non ci sono stati interventi arbitrali, anzi palla persa di Moore, vediamo. Sì, non c'è assolutamente nessun fallo, poi cade forse anche da solo, perde l'equilibrio Moore, il tentativo di lanciarsi sul pallone, ancora la palla persa per Moore. Qui intanto il canestro che prima non l'avevamo visto per il replay, l'appoggiata al tabellone di
Peyton Willis. Sono 6 le palle perse per Moore. Pesaro tiene 13 di vantaggio e la rimessa, palla in mano con Cinciarini, ancora a superare la metà campo. Esce Bamford, boomerang ancora per Cinciarini, che poi ruota sul blocco di Mokevicius, gli alza il pallone, non riesce a trovare il canestro il lituano, poi prende il rimbalzo d'attacco, sbaglia nuovamente e alla fine il pallone viene spedito a fondo campo e la rimessa sarà di Pistoia, con l'indicazione di Brienza a Ray Hawkins. Ha avuto 2 opportunità da sotto Mokevicius, sbagliandole però. Pesaro può adesso andare in difesa con Pistoia che attacca con Moore. A chiamare lo schema, pronto Totea a tornare sul parquet. Hawkins si alza per il tiro da 3, sbaglia però, Mokevicius si fa perdonare prendendo un buon rimbalzo difensivo e innescando subito Trevor Blouillet, che si ferma sulla pressione di Moore, poi lo manda via Bamford per dargli un pallone schiacciato per terra. Blouillet prova ad attaccare Moore, fuori pallone per Bamford che sbaglia ancora da 3, ancora grande lavoro di Mokevicius che però non riesce a servire un compagno dall'altra parte, va a schiacciare ancora una volta Willis e attenzione perché i punti adesso sono 11 e giustamente Buscaglia ferma tutto e chiama il minuto di sospensione perché Pistoia sta dando cenni di risveglio in questo inizio di quarto quarto. Era andata anche sotto di 17, ha recuperato 6 di svantaggio, adesso è meno 11 e allora Buscaglia giustamente ferma tutto anche per frenare l'inerzia positiva dei padroni di casa. Time out per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Questo è un tiro da 3 punti di Visconti che poi però non è ancora rientrato nel match. Visconti che è il miglior realizzatore per Pesaro, quota 19 per lui. Dall'altra parte il miglior realizzatore di Pistoia e della partita è Moore che ha quota 22, anche se però negli ultimi minuti ha mostrato qualche problema Moore. Comunque sono loro due che sono i top scorer delle due squadre con i loro numeri. Vedete le palle perse di Moore, sono 6, però è vero che Moore ha subito anche 9 falli. Adesso Visconti torna sul parquet, si va con Cinciarini a superare la metà campo, ci stiamo avvicinando agli ultimi 5, se basteranno ovviamente. La pressione di Willis su Visconti, ancora Cinciarini, deve superare Moore, pronto il blocco di Totè, poi Cinciarini cambia mano, perde palla però Willis, parte per il 3 contro 3, il fallo di Visconti è il suo quarto fallo. Vorrebbe qualcosa in più nella decisione arbitrale il pubblico del Pala Carrara. Ecco il fallo di Visconti che invece va nettamente alla ricerca del pallone, commette il suo quarto fallo. Vediamo se Buscaglia lo tiene in campo, sembra di sì. La rimessa è per l'estra Pistoia. Willis, arriva il blocco di Hawkins su Blouillet, parte di mano sinistra Willis, cambio difensivo, Totè su Willis che va fino in fondo, sotto mano splendido di Peyton Willis, meno 9, torna sulla singola cifra di svantaggio Pistoia, 19° punto per Willis che è salito molto di tono nella seconda parte del match, infallibile da 2. Visconti poi sulla pressione dello stesso Willis, serie di blocchi, schiacciato a terra per Blouillet che attacca Blakes, spalle a canestro, Blouillet pasticcia anche lui in qualche modo per Visconti nell'angolo, alla fine la difesa di Pistoia alla meglio, recupera un altro pallone la squadra pistoiese. Jerry Blakes si ferma, si alza per il tiro da 3, ci vuole coraggio, ma il coraggio ce l'ha avuto Blakes, meno 6 col quinto punto di Blakes. Tutte e 5 segnate in questo quarto quarto, come vedete, per l'ultimo arrivato in casa Pistoia, Cinciarini, forse anche un po' stanco, Cinciarini rimane all'altezza della linea di tiro libero, prova a servire Totè, il passaggio è sbagliato, la palla esce, la rimessa di Pistoia, un po' stanco adesso Cinciarini, vediamo se Buscaglia gli dà qualche minuto di riposo,
Sì, è Cinciarini a toccare per ultimo, giusta la decisione di Michele Rossi che era a pochi metri. La rimessa per Pistoia. Pesaro in astinenza di punti da 3 minuti e 40. Prova la pressione a tutto campo, adesso la Carpegna Prosciutto. La rimessa di Widal, lunga per Blakes, autore del canestro da 3. 11-0 il parziale aperto dei pistoiesi. E adesso sono a meno 6, erano arrivati anche a meno 17. Blakes va fino in fondo, si alza, tiene in sospensione. E l'uomo della rimonta si chiama Jerry Blakes. Meno 4, 13-0 per Pistoia. Non segna più Pesaro. Tambone, fischia il pubblico del Palacarrara. Bamford, giù di gambe, Blakes. Pronto Totè a portare in blocco. Blocco inefficace però, alza la parabola comunque. Bamford sbaglia, Widal svetta ancora il rimbalzo. Onnipresente, Carl Widal. Quando c'è da tirare giù quei palloni, Moore ancora per Willall, consegnato per Willis, pasticcia anche lui, poi tiene il possesso di palla però. Fuori pallone per Blakes, vediamo se si mette in proprio ancora Jerry Blakes. Cambio difensivo, c'è Totè su di lui, ball handling di Blakes, prova ad andare fino in fondo, commette fallo Totè. Fallo commesso da Leonardo Totè e Blakes adesso è in trance agonistica positiva. Vedete che con il corpo si mette di traverso, non si può. Fallo di Leonardo Totè. La rimessa per Pistoia. Hawkins si alza da 3, sbaglia però. Questo era un tiro pesante. Rimbalze di Pesaro, 3 minuti, poco più. 4:45 ormai di astinenza da punti per Pesaro. Fischia il pubblico del Palacarrara. Tambone prova a prendere il blocco da Totè, poi Ford. Riceve Totè, c'è Hawkins su di lui, gli sporca il pallone, palla sul fondo. La rimessa è comunque di Pesaro con 5 secondi ancora per andare al tiro. Ancora una volta Ray Hawkins è un mostro difensivamente. 3 minuti tondi tondi. Vedremo se basteranno per chiudere questa partita. Le indicazioni di Brienza. Fuori Visconti. Per Pesaro nuovamente Cinciarini dopo un po' di meritato riposo. La rimessa di Tambone, Bamford fa saltare Widal, tira in allontanamento, traversa da parte di Bamford, il rimbalzo di Pistoia ancora con Blakes che vuole palla. Moore prova a partire, gli sporca il palleggio Cinciarini, perde un'altra palla Moore, la settima per lui. Nuovamente cambi per Buscaglia e torna nuovamente Visconti sul parquet. Vediamo se da subito, vediamo se esce anche Murno. Vanno a vedere di chi è la palla gli arbitri, se alla fine la rimessa è confermata per Pesaro o no. Credo che stiano vedendo questo, vediamo se riusciamo a vederla anche noi. Sì, quello che stanno vedendo gli arbitri la vediamo anche noi. La pressione di Cinciarini su Moore. Se l'ha toccata col piede, forse, perché mi sa che l'ultimo... No, forse sì, con la gamba, forse Moore. Ecco, forse qui, con la punta della scarpa, forse, però non sono certo, sinceramente. Ecco, se la regia magari ci dava gli arbitri, no. La rimessa credo che sia stata confermata a Pesaro. Così, infatti, fuori Bamford... cronometro a 24, nuovamente in campo Ricky Visconti e 4 lunghezze di vantaggio, erano anche state 17 per Pesaro. Gran finale di match. Visconti, la pressione di Willis, esce Cinciarini, riceve il blocco di Totè come sempre, parte di mano destra, il taglio di Totè, Cinciarini fuori per Tambone, fallo in attacco, fallo in attacco da parte di Tambone. Questa è la decisione della terna arbitrale, fallo in attacco da parte di Tambone. E Pistoia recupera un altro pallone, quarto fallo per Matteo Tambone. Possibilità ancora di ridurre lo svantaggio per Pistoia in attacco con Moore, 2.5 per finire la partita. Willis, c'è Visconti su di lui, blocco di Hawkins, Totè è pronto al cambio difensivo che non arriva.
Allora Hawkins si alza per il tiro da tre, sbaglia però, rimbalzo lungo, extra possesso per Pistoia, Black sta all'angolo, illusione solo del canestro, ma la palla ha solo toccato la retina. Era il rimbalzo di Pesaro, stiamo per entrare negli ultimi due. Visconti col fiato sospeso, il pubblico del Pala Carrara, esce Cinciarini dal blocco, la palla fuori, la rimessa però è di Pesaro con 11 secondi ancora a disposizione. Nuovamente parquet per Carl Widel, c'è bisogno della sua presenza sotto i tabelloni, soprattutto in casa di Pistoia. Vediamo se Pesaro riesce a gestire questo mini vantaggio in questo finale. Tambone si alza per il tiro da tre, sbaglia però, eccolo qua Widel onnipresente a tirare giù il suo decimo, forse undicesimo rimbalzo. 6 minuti e 8 senza segnare per Pesaro. Widel va fino in fondo, prende anche il fallo e andrà in lunetta. Credo il fallo sia stato di Tambone o di Totè, forse, vediamo. Sì, di Tambone, quindi dovrebbe essere il quinto per Tambone. La partenza da parte di Carl Widel. Quinto fallo per Tambone, tiri liberi per Widel, vuole il primo. 4 su 7 per lui nella serata, gli trema la mano. Fa 2 su 2 Widel. Fuori per 5 falli Matteo Tambone, meno 2. E quasi si ricomincia. Cinciarini. Fischia il pubblico del Pala Carrara, la pressione di Moore, 11 rimbalzi confermati dalla nostra regia per Widel. Ora Cinciarini tiene possesso prolungato del pallone, poi si ferma, scacciato a terra per Totè che prende il fallo da Moore, va in lunetta per 2 tiri liberi, dovrebbe essere il terzo per Moore. 2 tiri liberi per Leonardo Totè. Alla fine Cinciarini è riuscito a servire il compagno di squadra. 1 su 2 per Totè nella serata dalla lunetta. Sbaglia il primo Totè. Cortissimo. Pallone che ovviamente pesa un po' di più, chi gioca a basket lo sa in questo momento, dalla lunetta, un tiro che sembra facilissimo, diventa il più difficile di tutti. Secondo tiro libero per Leonardo Totè, 1.25 poi sul cronometro. Buono il secondo per Totè. È comunque un possesso pieno di vantaggio, ancora per Pesaro. Si chiude il parziale positivo di Pistoia dopo questo tiro libero di Totè che poi va in panchina. E quindi Moore con Visconti che lo guarda negli occhi. Arriva in blocco di Hawkins, cambio difensivo. C'è Ford adesso su Moore. Vuole campo aperto Moore per provare ad attaccare, ancora un cambio difensivo. C'è Benford adesso sul playmaker di Pistoia che va fino in fondo. Riesce in qualche modo a tirare. Poi c'è il tap-in di Jerry Blakes. Forse ha toccato anche Moore, comunque per Pistoia quello che conta è che la palla è entrata, meno uno, ultimo minuto, arriva in volata, impensabile dopo il più 17 di Pesaro. Cinciarini palleggia sul posto, Cinciarini commette fallo, poi Moore e si andrà in lunetta per 2 tiri liberi di Andrea Cinciarini. 2 su 2 dalla linea di tiro libero per il nativo di Cattolica in questa sua serata, questa sua nuova vita con la maglia di Pesaro. 4 falli per Moore, 49 secondi, punto 1 sul cronometro. 2 tiri liberi per Cinciarini che non sbaglia. È sempre un possesso di differenza, vediamo se sarà pieno dopo questo secondo tiro libero di Cinciarini. Pazzesca partita quel Pala Carrara con Pistoia che ha effettuato un quarto quarto strepitoso fino al 15-0 parziale con la rimonta fino al meno 2 adesso. A Cinciarini e lunetta, fa 2 su 2, non trema la mano di Cinciarini. 7-4, 7-1, time out fischiato dagli arbitri e richiesto da Brienza per disegnare adesso lo schema in attacco per Pistoia, ma i secondi sono ancora tanti, siamo a 49 secondi. 3 punti di vantaggio, 6 punti per Cinciarini.
un finale pazzesco di match, un'altalena di vantaggi, primo quarto tutto a favore di Pistoia, arrivato anche sul più 8, poi nel secondo quarto un 11-0 di Pesaro per portarsi avanti, chiudere a più 9 l'intervallo, chiudere al più 12 il terzo quarto, arrivare fino a 17 di vantaggio, ma Pistoia non si è mai arresa, non si è mai data per vinta, cominciato a macinare gioco, ad andare forte in difesa, sta vincendo il quarto per 19-10, ma è ancora sotto di 3 con Pesaro che adesso deve andare in difesa. Comunque un'ottima prestazione anche della formazione di Maurizio Buscaglia, che è arrivata qui in casa una delle squadre più in forma di questa parte di stagione, con 6 vittorie sulle ultime 7 partite. E poteva anche sembrare che capitolare già da subito, invece dopo il primo allungo pistoiese invece è rimasta assolutamente in partita, poi si è portata avanti di 17, però adesso è tutto da giocare in questi 49 secondi che rimangono, con Pistoia che avrà il possesso di palla. Primo piano per il miglior marcatore della serata, Charlie Moore, a quota 24, anche se con qualche palla persa di troppo, ovvero 7. Widel porta avanti il pallone, c'è Visconti su di lui, cambio difensivo, Visconti va adesso su Willis, arriva il blocco di Hawkins che poi si allontana, Willis prova ad attaccare Visconti, parte in uno contro uno, il pallone per Blakes che si alza per altri 2 punti, Blakes, meno 1, 32 secondi ancora, palla in mano a Pesaro, fischia al pubblico, gioca col cronometro, 9 punti per Blakes, tutti in questo quarto quarto, è stato uno degli artefici della rimonta. Pesaro ancora un punto da gestire, 9 secondi per andare al tiro, arriva il blocco e poi il taglio di Ford, Benford va fino in fondo, alza la parabola, sbaglia il tap-in di Ford, sbagliato, Pesaro deve tornare in difesa perché Pistoia ha il possesso di palla, può andare anche per l'ultimo tiro, 3 secondi per andare al tiro, Moore si alza da lontanissimo, airball, finisce qui, vince Pesaro 74-73, finale pazzesco con Pistoia che ha avuto anche la palla per provare a vincere la partita. Moore ci ha provato e aveva anche spazio, poteva anche tirar bene, alla fine bello l'abbraccio con Visconti, tutto chiarito. Che partita, veramente Pistoia ha fatto di tutto e anche qualcosa in più, riuscendo ad avere anche l'ultimo pallone per vincere la partita. E il miglior realizzatore della sfida, Charlie Moore, sbaglia l'ultimo tiro e anche nettamente, e Pesaro porta a casa 2 punti pesantissimi e importantissimi per la sua classifica. Va a quota 10 Pesaro e guadagna anche posizioni, poi vedremo alla fine di questa serata, con una Pesaro che porta a casa, se vogliamo, anche con grande merito, perché per 3 quarti di partita è stata sempre avanti Pesaro, in effetti anche fino al più 17. Pistoia ha giocato da Pistoia solamente il primo quarto, e poi la gioia per Ricky Visconti, che è il miglior marcatore della sua squadra, quota 19 per lui con 5 su 5 da 3. Gli applausi anche per il quintetto pistoiese, comunque squadra che sta disputando uno splendido campionato, gli applausi, li merita comunque l'extra Pistoia. Adesso vediamo chi sarà al microfono di Alberto Alfieri in questo finale di match. Chi avremo? Eccolo qua, Ricky Visconti. Siamo con Riccardo Visconti. Pistoia era partita bene, poi voi siete usciti soprattutto già nel primo tempo, si è rifatta nuovamente sotto Pistoia, però nonostante, insomma, una partita molto fisica, tosta, giocata su alta intensità, e sì, alla fine avete, insomma, ottenuto questa vittoria che è importante per la classifica, soprattutto dopo gli ultimi risultati un pochino più difficili. Non è importante, non è importante, è importantissima, specie perché Pistoia ha fatto le ultime partite in gas totale, ha dimostrato di essere una grandissima squadra. Poi questo campo, io è la prima volta che gioco in questo campo, è bellissimo. Noi dobbiamo continuare così perché penso sia sotto gli occhi di tutti che appena prendiamo fiducia siamo un'altra squadra. Più sotto il lato
difensivo che quello offensivo, che secondo me ci dà poi la fiducia di andare in attacco, quindi dobbiamo essere consapevoli di essere questi e continuare così. Riccardo, giustamente sottolineavi la tua partita difensiva, però anche in attacco 5 triple su 5 tentativi, sei stato semplicemente perfetto oggi, e contribuito. Oggi è andata bene, speriamo di continuare così, anche perché poi adesso che abbiamo il viaggio di ritorno sicuramente ce lo godiamo così. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Beh, non male decisamente, Ricky Visconti 22 minuti in campo, 19 punti, 2 su 5 da 2, ma soprattutto 5 su 5 da 3. Un assist anche per lui, finisce con questi numeri il match, 44 punti sono arrivati dalla panchina di Pesaro. Questo è un altro dato importante da sottolineare, dalla panchina è partito proprio lo stesso Ricky Visconti. Pesaro ha tirato giù 34 rimbalzi contro i 37 della formazione pistoiese. Pesaro ha servito 19 assist. Squadre che sono tornate lì. Sentiamo Buscaglia. Con coach Maurizio Buscaglia, una vittoria davvero importante, soprattutto perché venivate da due risultati negativi, quindi c'era bisogno per ritrovare la fiducia. Una partita molto intensa, fisica, giocata bene, forse soprattutto in difesa da parte vostra. Sì, oggi noi abbiamo fatto una gran parte della partita difensivamente, al netto di qualche errore che ci sta, molto buona. Credo che la forza per vincere nei momenti finali dopo la rimonta di Pistoia, che viene comunque da tante sicurezze e vittorie, sia stata anche un po' frutto della partenza. Siamo un po' questi, quindi ci sistemeremo sempre meglio, ma sicuramente abbiamo avuto la forza e la capacità di portare a casa il risultato e di giocare il finale come andava giocato, ormai punto a punto, senza pensare ai punti che ci avevano precedentemente recuperato. Ecco, era una Pistoia lanciatissima, veniva da quattro risultati positivi. Per quello che la vittoria vale molto, secondo me. E in un campo oggi anche molto caldo. Esatto, e anche in trasferta. Ci serviva per riprendere una sconfitta in casa, dovevamo. Grazie coach. Grazie, scusa se ti ho interrotto. La soddisfazione legittima di Maurizio Buscaglia dopo la grande paura nel finale, perché poi alla fine Moore è riuscito ad avere la palla per vincere anche la partita sulla sirena. Ma alla fine però la partita l'ha vinta Pesaro di un solo punto, 74-73. Pesaro che va a quota 10 in classifica, a due punti solamente di distacco da Pistoia. Il tempo di vedere le immagini più belle di questa serata, amici di DAZN, prima di salutarci qui dal Pala Carrara.
Finisce qui con le immagini più belle della serata, amici di DAZN, Carpegna Prosciutto Pesaro 74, Estra Pistoia 73. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata dalla Pala Carrara e da Mino Taveri. We'll be right back.